Inazuma Eleven SD ormai è uscito da oltre un mese e finalmente sono pronto a dare un parere su questo gioco. All'annuncio lo trovai molto allettante e anche come un modo per sedare l'attesa per Inazuma Eleven Ares, che ad oggi ha tutt'altro nome. E dopo vari rimandi di ben 2 mesi, poi il 3 gennaio finalmente, che si è riusciti a mettere le mani sull'ultimo gioco di casa Level 5, che però ha deluso un po' le aspettative di tutti. È ovvio che non potessimo aspettarci un gioco del calibro dei vecchi Inazuma, però qualcosina di più forse potevano farla all'inizio del gioco, visti appunto i vari rimandi. La selezione dei personaggi è scarnissima e ancora ad oggi ne sono stati aggiunti davvero davvero pochi. Abbiamo tutti i personaggi di Ares e questo depone assolutamente a favore, ma personalmente, la cosa che più mi ha dato fastidio di tutto quanto questo Inazuma Eleven è sicuramente il gameplay, ma ci arriviamo. Voglio prima iniziare al punto dal sistema per trovare i giocatori. La gacha. Ora, i giochi a gacha sono per la maggiore in Giappone, vendono tantissimo e gli acquisti online in app fanno paura e hanno un ricavo enorme. Il sistema per trovare appunto i giocatori è a gacha ed è fallatissimo, ha sempre qualche problema, come ce l'ha su Yo-Kai Watch Puni Puni, c'è sempre qualche problema. Non capita di rado che si abbiano problemi con le pool che sono spesso sballate. In Inazuma Eleven SD ovviamente, come quasi tutti quanti i giochi level 5, è a fortuna trovare un giocatore che tu vuoi. Magari ti esce un grado S, però non è quel giocatore che volevi. E quindi che fai? Cacci altri soldi. Magari hai i soldi del gioco, la moneta in gioco, ma non basta mai la moneta in gioco perché farmarla è praticamente impossibile. Per farmare quelle poche monete che le partite ti concedono, devi soddisfare assolutamente tutti e tre i requisiti che la partita ti impone. E se tu riesci a completare tutti e tre gli obiettivi, ricevi anche 50 monete. Ora, mi spiegate perché devo per forza completare gli obiettivi per ricevere 50 monete? Non potete almeno metterne 100 fisse ad ogni partita? No, devi per forza completare tutte e tre le sfide per riceverne poi 50. Ma ragazzi, io non è che posso slottare di continuo alla gacha per farmi uscire quel giocatore che mi serve proprio per quella missione. Mi spieghi se non ce l'ho come faccio a completare al 100% quella sfida? E quindi qui arriviamo al gameplay. Il gameplay fa veramente schifo. Io dopo 10 partite mi ero già rotto le scatole di giocare. Devo essere sincero, e cosa ho fatto? Per fortuna, arriva in soccorso il gioco automatico. Che benedizione! Mi piace di più guardare il gioco automatico, il computer che gioca al posto mio, mi diverte di più che giocare io stesso. Il che è tutto un dire. Se tu riesci a divertirti di più guardando il computer giocare al gioco che tu dovresti in quel momento effettuare, c'è qualcosa che hai sbagliato allora nella programmazione di quel videogioco, cara mia Level 5. Che poi in realtà il software sarebbe della Kriegware, ma la licenza è della Level 5 comunque. Il prodotto deve quindi venire approvato da chi detiene l'IP per essere poi pubblicato, ma loro dicono, loro non lo vedono come un gioco che potrebbe potenzialmente fare schifo. Lo vedono come un gioco che fa entrare i quattrini. E ci credo, devono ragionare in termini di soldi. È normale, per carità. Avete tutto quanto il diritto di ragionare in termini di soldi. Però, mia cara Level 5, devi capire che è un'IP che va per la maggiore tra i bambini e le persone sotto una certa fascia di età non hanno un lavoro. Quindi è un po' difficile che possano spendere moneta sonante e farti guadagnare su un gioco che annoia dopo 10 partite. E per annoiare me ce ne vuole. Credimi, io sarei capace di finire anche il gioco di E.T., il gioco peggiore mai concepito sulla faccia della Terra. E la dice lunga. La dice molto lunga. E quindi ritorniamo appunto a ste partite automatiche. Ieri sera ho provato, insomma, volevo giocare un po' in Inazuma Eleven SD, o meglio, guardare giocare in Inazuma Eleven SD dal computer, e ho fatto l'evento. Ho selezionato l'evento, la mia squadra è intorno ai 5.008, mi sembra, e
e quindi dovevo affrontare le partite più difficili da 3500 punti in su, contro giocatori anche più forti di me, anche a 6000 arrivavano. E quindi ho messo gioco automatico e ho fatto 4 partite. 2 vinte, 2 pareggiate. 2 vinte, 2 pareggiate. In automatico, il computer ha vinto con la mia squadra contro un giocatore che stava giocando fisicamente, perché tu riconosci quando un computer gioca e quando gioca una persona. Quando una persona gioca è molto più veloce del computer. Il computer si prende almeno 2 secondi ad ogni azione. L'ho cronometrato, 2 secondi per ogni azione. Mentre la persona può anche risultare più lenta a volte. Quindi vuol dire che il computer ha battuto una persona vera. Ed è gravissima questa cosa, è davvero davvero grave. Alla fine di questo discorso, cosa voglio dire? Voglio dire che se davvero mi sono divertito, ed è successo, a guardar giocare la mia squadra da un computer contro una persona vera, personalmente trovo che sia una sconfitta per chi ha programmato il gioco. Però la cosa peggiore di questo gioco, oltre il gameplay, diciamo che la mia cosa peggiore preferita è il gameplay. Però se devo trovare il difetto più grande di questo Inazuma Eleven, converrete con me che il sistema per calcolare la riuscita o no di una tecnica è davvero la cosa peggiore che io abbia mai visto in un videogioco. Non credo di averla mai vista prima. La ruota. Mamma mia, ragazzi, che desolazione vedere quella ruota che magari quando hai il 99% ti va sul blu, tiri in porta e ti va sul blu e non fai gol. Col 99% c'è quel piccolo 1% e non fai gol. A me non è successo, quindi me ne fotte sega. Però a chi è successo, insomma, penso che abbia fatto girare abbastanza le palle. Scusate il francesismo, ma è così. E addirittura ieri, appunto, contro questi ragazzi avevo la chance di fare gol del 34%. E ovviamente la ruota è spezzata in vari punti. Ci sono 2 barre più grosse e una barra più piccola, piccola, piccola. Indovinate a me dove si è fermata la freccia? Sulla barra gialla più piccola e ho fatto gol. Ragazzi, questo sistema quando ti va bene è grandioso, ho fatto gol e viva la ruota. Quando ti va male spari bestemmi a destra e a sinistra e che non va affatto bene. Ragazzi, in Inazuma Eleven, un gioco che si basa in parte sulla strategia, non va bene che lasci la potenza di una tecnica, per quanto sia molto più forte dell'avversario, 1500 contro 300, il 93% di probabilità di riuscita, ti va sul blu e non fai gol. E lì davvero ti arrabbi. Mentre sul classico Inazuma Eleven avrebbe fatto gol, o avrebbe superato l'avversario, o avrebbe parato, insomma. La ruota è la cosa peggior mai capitata in un videogioco dall'alba dei tempi dell'era videoludica. Io credo che qualche colpo a chi ha pensato a "Ehi ragazzi, mettiamo la ruota in Inazuma Eleven e chissà che magari il giocatore non ci mandi qualche colpo se prende il blu invece che il giallo quando è il 99% di probabilità di riuscita di una tecnica". E gli altri "Sì, facciamolo!". Io qualche colpo l'ho mandato a chi ha pensato a sta ruota. Quindi il mio voto a Inazuma Eleven SD è 6 scarso. Per me è lontanissimo da Inazuma Eleven, potrebbe avere tranquillamente un altro nome e sarebbe comunque un titolo pessimo. Comunque sia, come ho detto, mi diverto a veder giocare computer e a prendere le ricompense, quindi continuerò a fare così. È grave, la situazione è molto grave.